una grande vittoria. Non vincevi lo scudetto da un po', hai trovato il tuo secondo, io penso che è una grande soddisfazione. Una grandissima soddisfazione, sono felicissima, contentissima. Stasera una bellissima festa qui al Paraverde, è spettacolare. Credo che Corneliano ha fatto una finale scudetto di altissimo livello. Noi siamo state brave a soffrire perché nelle partite passate abbiamo sofferto un bel po', però oggi credo che abbiamo espresso al massimo le nostre potenzialità. Una dedica, a chi lo dedichi questo scudetto? La dedico a tutte le persone che mi sono state vicino in quest'ultimo periodo, dedico questo scudetto a questa squadra meravigliosa, alla nostra società, insomma, a tutti quanti. È stata una finale strepitosa con tutte le partite giocate veramente punto a punto. Forse solo oggi, no, rispetto alle altre, però grande cuore, grande squadra, eccole lì, c'è campione d'Italia. Il quarto scudetto per te. Sì, un'emozione bellissima, anche perché dopo un anno così travagliato, insomma, da Torino sono solo trasferita a metà anno, bellissimo. Ho trovato qua una squadra di professioniste, un allenatore bravissimo e penso che questa è la degna conclusione. Il primo scudetto, la sensazione tua qual è? Non è possibile descriverla perché è la serata più bella della mia vita. Lo dedico a mio padre e mia madre. Ciao! Non vuoi parlare? Oggi io festeggio. E ti credo che festeggi. Mi ha insegnato che chi vince festeggia, chi perde spiega. Io oggi voglio festeggiare, ringraziare le giocatrici e ringraziare la società. Grazie. Una grande squadra, Gianni. Sì, lo sapevo, l'avevo detto prima di arrivare. Piacenza è la squadra costruita meglio, secondo me. Differenza dal tuo primo scudetto e questo quale potrebbe essere? La prima cosa che ti viene in mente. Dal primo scudetto? Dal primo scudetto che hai vinto. E chi se lo ricorda più il primo scudetto? Questo è Gianni Caprara. Che bello, 2004.